Buongiorno a tutti, ci troviamo in uno dei luoghi più trafficati, inquinati e pericolosi della città. Siamo davanti alla sede di Il Messaggero. Allora, personalmente non mi piace mai parlare della stampa, anche perché io non sono nessuno per farlo. Non vorrei soprattutto che qualcuno prendesse le mie parole per strumentalizzare e delegittimare la stampa. Però Il Messaggero sta veramente esagerando. Magari ci facessero parlare con il direttore. Vediamo se hanno appeso l'articolo in bacheca. No, non lo vedo. Adesso ce ne andiamo a parlare qui dietro, che qua non è possibile. Allora, innanzitutto ringrazio Roberto e gli altri per la segnalazione. Andiamoci a leggere un pochino questo articolo per vedere di cosa si tratta. Allora, l'articolo è questo: monopattini pericolosi in un anno, più 78% di vittime nel Lazio, il più alto numero di morti, con una bella foto di un monopattino a terra. Sempre nel sottotitolo: ciclisti e pedoni restano i più a rischio, scoperta dell'acqua calda. La prima cosa che balza violentemente agli occhi leggendo l'articolo è che non c'è nessun riferimento a chi è che provoca la strage stradale in maggior parte, cioè a come queste persone che si spostano in monopattino vengano uccise. Tra le strade italiane dunque è ritornata la carneficina. A causa di che cosa? Non si sa ancora. E come altro chiamare un bollettino che conta più di 3.000 morti? Creati da chi? Non viene specificato. È sui monopattini che di recente si è concentrata l'attenzione quando si parla di sicurezza stradale, sia perché sono una tendenza degli ultimi anni, sia per l'aumento delle vittime. Ancora, praticamente nessuno di questi porta il casco, come se il casco fosse un deterrente all'essere investito, come se viene dato per scontato che tu debba essere investito, quindi devi indossare il casco per quello, non per proteggerti da eventuali cadute a bassa velocità. Sono stati 16 i morti a bordo di un monopattino l'anno scorso. Questa qui è l'incremento del 78%, che non prende assolutamente in considerazione l'incremento di persone che si muovono in monopattino, che molto probabilmente lascia le percentuali di rischio le stesse. A pagare il prezzo più salato sulle strade restano ancora i ciclisti e i pedoni. Perché? Per colpa di chi? Ancora qui non si sa. E poi andiamo anche a fare disinformazione sulle bici elettriche, dove l'aumento notevole del 53% di persone decedute. Quante bici elettriche in più ci sono rispetto al 2019? Molte più del 53%. E quindi che mi rappresenta puntualizzare questo dato? Mi rappresenta voler criminalizzare e demonizzare un mezzo di trasporto. Ed ecco qui la vergogna. Il 2022 si è aperto con un 45enne, Alex, urtato dallo specchietto di una Jeep. Non indossava il casco. Nessun riferimento alla guida imprudente della persona sulla Jeep. Lo schianto sull'asfalto gli è stato fatale. Della Jeep non si hanno tracce, della persona che guidava neanche. E andiamo qui a toccare veramente il fondo. Con una 30enne, Lisa, travolta e uccisa da un SUV. Era buio e probabilmente il conducente dell'auto si è accorto solo all'ultimo del mezzo elettrico che la donna aveva da poco noleggiato. Questa è veramente una vergogna. I mezzi elettrici, tra l'altro, a noleggio hanno la luce. Neanche lontanamente ipotizzare invece che la persona alla guida di un'auto potesse essere stata imprudente. E questo niente, perché sul giornale siamo arrivati addirittura a leggere: auto contro monopattino, muore 14enne, per poi venire a scoprire che la 14enne andava a piedi sulle strisce portando a mano il proprio monopattino. Un po' come se io attraverso sulle strisce portando un mio trolley mentre sto per partire su un viaggio, vengo investito e il giornale scrive: auto contro trolley, muore 45enne. Ma ci rendiamo conto da che punto siamo arrivati? Oppure come nel caso di Via Togliatti, dove una persona alla guida di un'automobile ha investito una persona con un monopattino. Giornale: auto contro monopattino, muore 32enne, per poi scoprire che lui era fermo sul marciapiede tenendo il suo monopattino in mano in attesa del verde per poter attraversare sulle strisce. Era la persona in automobile ad essere uscita fuori di strada. Io capisco pure che bisogna seguire la linea editoriale e non bisogna scontentare i finanziatori dei nostri giornali, ma c'è un limite alla decenza. Mi rivolgo soprattutto ai direttori, perché una certa narrazione dei fatti non è nient'altro che un pugno allo stomaco di chi ha perso un caro sulla strada. In questo modo lo uccidiamo due, tre e più volte. Una campagna vera e propria volta a demonizzare altri mezzi di trasporto, che di demoniaco non hanno assolutamente niente, tanto che in alcuni posti satirici si è addirittura guadagnato l'epiteto di menzognero. Purtroppo la stampa nella nostra nazione occupa posti bassissimi in quanto a libertà. Se c'è qualcuno che mi paga per fare un lavoro, devo fare spesso quello che chi mi paga mi dice. Io adesso vado via, non parliamo di complotti, anzi vi invito a leggere la pagina di Benzina Zero, che da tempo sta raccogliendo una quantità grandissima di articoli che descrivono la violenza stradale nel modo errato, nella narrazione sbagliata e a tratti anche vigliacca. Non possiamo credere più alla buona fede. Buona giornata e a presto, saluti dal Messaggero. E comunque non è soltanto il Messaggero, se ne leggono di tutti i colori anche sulle altre testate. Fino a quando il problema saranno solo e solamente i monopattini, non c'è speranza di migliorare la nostra vita nelle città. Guarda che bella inversione
retromarcia sul marciapiede. Il monopattino è pericoloso, non si ferma a dare la precedenza, ma il monopattino è qua. Tutta sta bella doppia fila di monopattini pericolosi. Sono passati qua vicino. Ancora monopattini. Monopattini qui a Piazza della Repubblica. Che cazzo? Ecco il monopattino qua, che c'ha ragione lui. Guarda qua. Porca miseria. Se fossi stato preso dallo specchietto non indossavo il casco. Secondo il messaggero è colpa mia. Sono passato a millimetro, sta ancora qua. Vediamo cosa ne pensa dei monopattini. Alve, scusi, lei lo sa che i monopattini sono pericolosi? Lo sa, è messaggero, possiamo pure finirla. Repubblica, Corriere, lo sanno tutti. Questo sta chattà. Guarda come chatta. Abbassa. Ecco che gira a destra, guarda. I monopattini. Ecco un pericolosissimo monopattino, fare inversione a U sulla corsia del tram. E comunque non vi preoccupate perché il governo ha annunciato di recente le nuove norme del codice della strada in arrivo che contemplano fra le altre l'obbligo di targa, casco e assicurazione per chi guida il monopattino, oltre alle frecce di svolta e al freno.